Arkamda görmüş olduğunuz bina İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin 1929 ile 1943 yılları arasında Roma'da resmi ikametgahı olarak kullandığı Villa Torlonia rezidansı. Bu rezidansın altında bugün 2 adet sığınak bulunuyor. Söz konusu sığınaklar 2. Dünya Savaşı sırasında Mussolini ve ailesinin bombardımanlardan korunması için yapılmış olan sığınaklar. Ve bu sığınaklar bugün yeniden ziyarete açılmış durumda. Anadolu Ajansı olarak bu sığınakları sizler için görüntüledik. Abbiamo Benito Mussolini, il giorno del matrimonio della figlia Edda, e qui c'è il re Vittorio Emanuele. Quindi la differenza sta proprio in questo, cioè il rifugio è un luogo che già esisteva, che viene protetto e realizzato con un lavoro, diciamo, però su uno spazio già esistente, mentre il bunker viene proprio realizzato ad hoc e viene scavato all'esterno del palazzo e ci si arriva proprio con questa scala che stiamo per intraprendere. Il 19 luglio del 1943, quando c'è stato il primo bombardamento sulla città di Roma, il bunker di Villa Torlonia non era ancora terminato. Tra l'altro, in quel momento Mussolini non era neanche a Roma perché era a Feltre ad incontrare Hitler. Il 25 luglio del 1943 Mussolini viene arrestato e non ritornerà mai più a Villa Torlonia e il bunker non fu mai terminato. Che viene utilizzata anche dal pubblico. C'è una scritta che ricorda che la città di Roma è stata bombardata 51 volte a partire dal 19 luglio del 1943, l'ultimo bombardamento il 3 maggio del 1944. Il 4 giugno del 1944 Roma viene definitivamente liberata dall'occupazione nazifascista. Il percorso finisce all'esterno, per il momento storico è interessante ed è molto complesso e sicuramente vivere un'esperienza come quella di scendere nel bunker, provare sulla propria pelle delle emozioni così forti, sentire l'arrivo degli aerei, percepire proprio la paura del bombardamento. Può essere un monito per le nuove generazioni, per quanto la guerra sia veramente un'esperienza da non ripetere.